Pino. Ormai non facciamo più in tempo. Vorrei che non si arrivasse. Non devi dire così, Michele. Grazie, signore. Grazie. Tutto questo era previsto. Un giorno o l'altro doveva tornare. Ma non cambierà niente per noi. Ho paura di sì. Michele, come farò senza di te? Non starai senza di me. Potremo continuare a vederci come prima. Sarà molto difficile. Ma non possiamo lasciarci. Ti voglio bene. Anch'io, amore. Ma con lui non posso. Non posso ingannarlo, mentirmi. Non mi sento di farlo. Non lo merita. Allora tutto è finito. Ti prego, Michele. Nella mia vita non ci sei stato che tu. Sono sincera, sai. Non ci sarai che tu sempre. Ma deve essere così. Amore mio, perché non ti ho conosciuto prima? Merco della Madonnina? Ok. Addio, Michele. Lina, non è possibile. Voglio vederti domani. È inutile, sarebbe peggio. Una sola volta. Domani. No, Michele, non potremo lasciarci dopo. Meglio così, caro, come se stessi per partire. Addio. Ma no, Lina, senti, aspetta. Non è possibile. Lina, aspetta! Bentornato, signor Castelli. Grazie. Dica, Adele, visto mia moglie? È uscita, non l'ho vista entrare. Ah, va bene. Lasci, lasci. Le porterei, grazie. Prego. Sei venuta alla stazione? C'ero. Mi devi essere sfuggito tra tanta gente. Ma com'è possibile? Pensavo tu non fossi arrivato. No, sono sceso subito. Non ti ho visto e sono corso a casa. Hai fatto buon viaggio? Sì, ottimo. E tu hai avuto il mio telegramma. Lina! Lina! Sì? Mi dai l'asciugamano? Te l'ho messo pulito. No, quello mio di spugna. Ecco. Io lo sai che negli alberghi inglesi bisogna portarsi gli asciugamani propri. Davvero? Sì, almeno dove stavo io. E non ti dico poi come si mangia. Tutto razionato. Pronto? Ho una fame di 20 giorni. Dopo una settimana non vedevo l'ora di venirmene via. E fortuna che ci siamo portati la roba da qui. Chi era? Non hanno risposto, deve essere stato uno sbaglio. Però che bello tornare a casa propria. Lina, ho fame. Ah, sì, subito pronto. Lina.
Lina. Che c'è? Vieni qua. Guarda. Piero. Eh? Ma non dovevi, non siamo in condizioni di... Ah, stai tranquillo, non mi sono rovinato. A Londra queste cose costano la metà. Provala. Vediamo se ho indovinato la misura. Perfetta. È bella, è molto bella, ma... Anche tu sei molto bella. Senti, a Londra ho fatto tanti progetti. Cose importanti, sai. Uffa. Vado io. No, ci vado io. Grazie, Piero. Buonasera, signora. Michele, sei pazzo, perché sei venuto? Non potevamo lasciarci così. Oh. Buonasera, Bonesi. Buonasera, Castelli. Mi hanno detto che è ritornato stamani, allora. Veramente sono arrivato adesso. Ah, mi spiace, non sapevo. No, no, mi dica, mi dica. No, volevo solamente sapere le sue impressioni sulla corsa di Silverstone. Che media hanno tenuto le BRM? Sono concorrenti così pericolose. Sia tranquillo, non si preoccupi. Io ho tutti i tempi. Domani mattina, quando viene all'Alfa, glieli faccio vedere. Se non aspetti, già che è qui. Lina, dov'è la mia cartella? Sarà di là. Sì, guarda, dovrebbe essere o dentro la valigia grande o sul letto. Ecco, prima ero molto preoccupato anch'io. No, grazie. Ma l'altro giorno, quando ho visto la corsa, mi sono rassicurato. Non abbiamo nulla da temere. Vero, non la trovo. Ma sì che deve essere di là. Voglio vederti domani. Non dovevi venire qui. Lina, hai aperto tu la valigia grande? No, non ho toccato nulla. Domani da Bianca? No, non è possibile. Sì, domani alle 4 da Bianca, prometti. Non lo so, non posso. Voglio assolutamente vederti, ti aspetto. Eccolo qui, lo dicevo io. Era lì, sotto la valigia. Ecco, guardi, ci sono i tempi precisi. Lo può tenere, però lo restituisce domani. E scusi se non le dico di restare, sono molto stanco. Oh, naturalmente, capisco benissimo. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera, signora. Di nuovo. Finalmente. Va a tavola, vengo subito. Sì, cara. Ma che succede? Niente, mi è scivolato dalle mani. Vuoi che ti aiuti? No, no, va a tavola. Questa qui le starà a pennello. Vado ad aprire. Mi scusi, ne? Tutto bene? Malissimo, ieri momenti se ne accorgeva, ero troppo nervosa. Attenta, per carità. C'è. È di là. Scusami, non ho potuto prima. Ho fatto tutta la strada di corsa. Ho avuto tanta paura che non venissi. No, aspetta un momento, devo parlarti, sono venuta soltanto per parlarti. Non adesso. No, Michele, no. Parleremo più tardi, non adesso. Non dovevo venire. Michele, dobbiamo convincerci che tutto è finito. No. Sono qui soltanto perché tu mi hai costretto. Ho fatto male. Così ora ricominciamo. Lo vedi che non si può continuare così. Quando ti sono vicino, perdo la testa. E invece lo so che dobbiamo lasciarci. Ti dispiacerà molto. Non ci lasceremo. Sembra impossibile, vero? Ma farai presto a dimenticarmi. Non ci lasceremo, Lina. Ma è necessario, amore. Non è possibile. Non dire questo, Michele. Sai che cosa volevi dirmi prima? Che neppure tu puoi lasciarmi. Che anche tu mi ami, non è vero? Amore mio. Sì. Devo andare. Devo andare adesso. Mi sembra di non averti mai voluto tanto bene. Sì, amore, lo so. Ma sei tu che devi darmi il coraggio di... Perché io non posso più continuare così. Ora che lui è qui,
Sarà sempre peggio. Dovrei trovare sempre nuove scuse, mentire, nascondermi. E soprattutto vergognarmi di questo sentimento per te che è la cosa a cui tengo più di tutto. E la verità, non ce la faccio più. Mi hanno offerto un contratto in Argentina. E tu partirai con me. Con te? Sì. Partiremo subito dopo Monte e saremo tanto felici come in queste settimane. Mara non ritorna. Bisogna sollevarla. Solleva, solleva. Tutto bene qui. Bravi. Se voi insieme a Boneto, non podia averlo a causa dell'acqua. Ma che Boneto, quello ero io. Ah, sì, hombre, por Dios, casi te mato, Hola, Fanchio. Ah, hola, che tal? È andata bene a Silverstone? Sì, come sì. Va sul resfriato? Más o menos. Tutto rotto, sin cola sabajo la... Sì, sarebbe stato meglio. Sì, avrei sito mejor traerse un barquito con remo, se sí, lo con l'ombrello. Sì, però il premio se l'è portato via lo stesso. Toda questo suerte. È importante. ¿Te acordás, Anetti, la muchacha che conocimos? Hai fatto bene a cambiarle tutte. Togli, togli anche quelle. Tra quanto tempo sarà pronta? Tra un paio d'ore. Grazie. Dica, Bonesi, è vero che vuol partire per l'Argentina? Sì. Ha deciso? Sì, deciso. Guarda che qui passa dell'olio. Leva, leva anche quella. Sì, da qui sotto, fai presto. Hai visto mia moglie? No, Castelli, non l'ho vista. Ciao. Ciao. Ha telefonato Piero domandando se Lina era qui. Che sia successo qualcosa. Non riesco a capire. Sono già le 8 e ancora non è venuta. Io non posso più aspettare. Eccola. Sono furibonda. Fino ad ora al consolato e sapevo che tu eri qui. Ma se telefonavo perdevo il turno. Non importa, hai il visto. Sì, sì, tutto a posto. Dammi il passaporto, è meglio che lo tenga io. Potrebbe vederlo tuo marito. Ah, sì, è vero. Non credi che sospetti qualcosa? Perché? Ha telefonato per sapere se eri qui. Oh, devo scappare subito. È già passata l'ora di cena. Lina, ho tanta paura che all'ultimo momento succeda qualcosa. Michele, perché? Non so. Forse perché ti amo. Buonasera, vino. Grazie. Mm.
Piero, scusami, sai, ho fatto tardi. È tanto che ti aspetto. Sì, hai ragione. Sono stata al cinema con Clara e mi è passato il tempo senza che me ne accorgessi. E in quale cinema sei stata? All'Odeon. Che film hai visto? Un film americano, divertente. E come si chiamava? Il titolo non lo ricordo, una commedia. All'Odeon danno un film italiano, Il Miracolo. Perché dici tante bugie? Sei tu che me le fai dire, col tuo interrogatorio da poliziotto. Io? Sì, tu. Ma scusa, ti sembra tanto strano che ti domandi dove sei stata? No, non mi sembra strano, mi sembra odioso. Sono stanca di questa vita. È inutile che mi guardi così. Tu vorresti che io fossi pedante e meticolosa come te. Io sono diversa, hai capito? No, non capisco, Lina, ti giuro che non capisco. Ma che cosa ti succede? Che cosa mi succede? Vuoi proprio saperlo? Sì. Sì. Hai ragione. Senti, Piero, io... Tina. Io ho bisogno della mia libertà, ecco. Non posso render conto di tutte le ore, di tutti i minuti. Ma io non ti ho chiesto mai niente. Anche oggi hai avuto tutto il pomeriggio libero. Non sei venuta neanche in fabbrica. Ma almeno avresti potuto essere qui per l'ora di cena. Avrei potuto, sì. Ma invece avevo voglia di passeggiare, di star sola. Non mi andava di vederti. Lina. Ecco la verità. Sono andata a spasso perché mi annoia stare con te. Lina! Sei contento ora? Non mi toccare, sai, guai a te se mi tocchi. Vai via, non voglio più vederti. Stai tranquillo, non mi vedrai più. Vai via! Ma che hai fatto? Non è niente. Ma fammi vedere come non è niente. Ma no. Bisogna disinfettare subito. Non ne vale la pena, ti assicuro. Subito un po' d'acqua. Ti fa male? Ma che? Basta una fasciatura. Un po' d'alcol. Lina, tu non mi vuoi più bene, questa è la verità. Non è vero. Guarda. Io non voglio perderti, capisci? Dimmi che cos'è. Nulla. Mi sono lasciata vincere dai nervi, ma poi passa. Io ti voglio bene. Non potrei farti del male. Mi credi? Sì, ti credo. Per un momento ho pensato... Ho perso la testa, capisci? Tutto finito. Certo, tutto finito. Mi dispiace di quello che è successo. Ma tu non devi dirmi mai bugie. Sì, hai ragione. Vedi? Mentre aspettavo ho pensato a tante cose. Non so che tu avessi avuto un incidente per la strada. O che tu fossi andata via, senza di me. Hai pensato anche a questo? Quando si è inquieti, si pensa a tante sciocchezze. Cercavo di vedere come sarebbe stata la mia vita senza di te, ma non ci riuscivo. Era come se non esistessi. Non mi hai mai parlato così. Cos'è accaduto? Niente. Niente, Lina. Ma pensavo proprio a questo. All'importanza che tu hai nella mia vita. E quando mi hai detto che ti annoiavo, non ho capito più nulla. Non era vero, Piero. Non volevo dir questo. No, no, forse avevi ragione. Troppo spesso per stare dietro al lavoro ti ho trascurato un po'. Ma ho sempre pensato a te. Anche se non te l'ho mai detto. Anche se certe cose io non le so dire. Ma non è necessario. Ti ricordi, Lina, 4 anni fa, quando ci siamo conosciuti? Tu mi piacevi, sì. Eri bella, per questo mi sono innamorato di te. Ma anche perché mi sentivo solo. Lina. Piero. Ma perché piangi? Ho detto ancora qualche cosa che non va. Dimmi. Giù.
Castelli, è tutto pronto? Sì, ieri abbiamo cambiato i ceppi, abbiamo tirato un po' i freni. Adesso vado tutto bene. Dopo farina e al terzo giro mi fermo. Benissimo, facciamo mettere in moto. Gino! Eccomi! Metti in moto qui subito, per la partenza vengo io, fra un minuto. Tutto a posto, Fabio? Sì, sì, Macaluso. In gamba, Via! A posto, Bonetto! Via! Vuoto il serbatoio, sempre pieno fino all'orlo. Dopo la partenza tutta la miscela trabocca. Va bene, sarà provveduto. Tutto bene, Marina. Controlli il massimo dei giri in terza. Via! Signor Bonisi, aspetti un momento. Guardi, sono passato dal suo albergo. C'era una lettera per lei e siccome c'era scritto urgente ho pensato bene di portargliela qui. Grazie. Se lei è pronto faccio mettere in moto. Sì, va bene. Gino, controlla i monti. Hai sostituito la sezione delle guardie. Bene. Fate presto, ragazzi. Temperatura normale, 6,5. La benzina? Anche la benzina, 3,5. Bene, tutto a posto qui. Sì, tutto bene. Facciamo un altro giro. Sì, benissimo. Metti il cofano. Via! Tutto a posto. Pronto? Alfredo, torna a bordo. Adesso è tutto solo 19. Guardi la benzina e osservi la temperatura dell'olio se aumenta. Siamo d'accordo che al terzo giro si ferma. Sì, va bene. Al secondo giro comincio le segnalazioni. Via. Cosa ti è successo? Bonesi, questa mattina ha slittato. È uscito di strada e la macchina ha preso fuoco. La pista era bagnata, ma non c'era nessun ferito. Avevamo cominciato la fuga. Era passata davanti ai box con un tempo molto alto. Aveva già fatto 3 giri, sempre alla stessa volta. Pensare che è arrivato come gli altri, tranquillo. La giornata era cominciata così bene. Non riesco ancora a convincermi. Era irriconoscibile. Che disgrazia. Scusa, Lina, ma devo andare. Se non sono qui per l'ora di cena, non mi aspettare. Eccoli, sono venuti a prendermi. Ciao, Lina. Se faccio molto tardi, non mi aspettare.
Lina, scusami se ti ho lasciata sola, ma sai, è venuta la Ferrero, quella brunetta, te la ricordi? Quando si pianta qui, quella non si riesce più a mandarla via. Volevo una pelliccia per un ballo. Beata lei, vorrei poter anch'io preoccuparmi di queste cose. Ma ormai non desidero più niente. Non dire così, sei tanto giovane. E che me ne faccio? Senti, cara, io ti voglio bene, lo sai. E farei qualunque cosa per te. Ma tu non devi venire più qui, ti fa troppo male. Non so neanche io perché venga. Non so mai dove andare. L'ho sempre davanti agli occhi, notte e giorno. E non posso parlarne con nessuno, è terribile. L'avevo dimenticato. Su, andiamo di là, è meglio. Quando succedono certe cose non c'è più niente da fare. Vieni, ti preparo un caffè. No, è meglio che vada. Lina, se ti fa piacere sfogarti con me, chiamami quando vuoi. Vuoi che vada no, io? No, vado io. Fai presto. La signora Castellilina? Desidera? Castellilina è lei? Sì, sono io. Ecco, lei conosceva un certo Bonisi Michele? Sì. Forse lei sa che... Sì, lo so. Ma cosa c'entro io? Io sono della polizia. Nelle sue carte in albergo è stato trovato questo passaporto. Il commissario mi ha mandato a restituirlo. C'è altro? No, ma per cortesia firmi. Grazie. Chi era? Era uno che vendeva delle stoffe, l'ha mandato Adele. Ah, danno una rivista al Lirico. Poi che telefoniamo per sapere se ci sono due posti. Potremmo andarci questa sera? Se vuoi. Molla! Castelli! Dica! Posso stare tranquillo? È tutto a posto, sì? Sì, sia tranquillo, Farina. Le ho anche tirato avanti il posto di guida. Così sarà più comodo. Montiamole ancorizzate. Adesso sento l'ingegnere. Comunque provo il motore, se c'è qualche cosa la mando a chiamare. Arrivederci. 45. Molla lì! Parlo da Monza per la radiocronaca della partenza del 21° Gran Premio d'Italia. Pronto, pronto, pronto. Se va bene così, ditelo e cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, pronto, pronto. Va bene? Aspettate, parlo da Monza per la radiocronaca della partenza. Pronto, pronto, pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Va bene così? Pronto, pronto, pronto. Fatemi sapere se va bene così, cominciamo. Pronto? Ciao Lina, ti ho svegliata? No, no, ero già sveglia. È dalle 2 di questa notte che stiamo lavorando. E ne abbiamo ancora per un pezzo. Senti, volevo dirti che i biglietti per te sono allo sportello numero 5. Di che sei mia moglie. Sono due biglietti nel caso che tu voglia portare Bianca. Cerca di non arrivare in ritardo, ci sarà molta gente. Cercherò di arrivare in tempo. Lina. Lina, cos'hai? È qualcosa che non va? No, niente. Ci vediamo più tardi.
5 tra le Alpe di Fangio, Farina e Saneti e la Ferrari di Alberto Ascari. I pronostici dell'ultimissima ora sono per Fangio, Farina e Ascari. Possiamo dirti che Moreto e Saneti sapranno marciando a velocità impressionante. Ruota a ruota, i tre grandi piloti dominano la corsa. Buca ora sul fondo, una macchina, due, tre macchine quasi appaiate. E Ascari al comando. Ascari ha superato Fangio. Terzo è Farina, quarto è Saneti. Alberto Ascari è riuscito a prendere la testa, ci dicono ora le segnalazioni. Alla piccola, la media è di 160 all'ora. Riposa adesso, le abbiamo fatto un'iniezione, stia tranquillo. Ha avuto solo uno shock nervoso e qualche contusione. Sì, me l'ha detto il medico. Si trattiene lei? Sì. Allora vado, se ha bisogno di qualcosa suoni il campanello. Grazie. Lina. Lina. Piero, sei tu? Sì, cara. Piero. Non so che cosa mi sia accaduto. Uno stordimento. Camminavo per la strada. Faceva un caldo tremendo. Avevo nell'orecchio il rumore delle automobili. Non ti agitare così. Adesso tutto è passato. Mi sono trovata davanti a quel camion all'improvviso. Non ho fatto in tempo a scostarmi, capisci? Ho avuto paura di morire. Ma non c'è pericolo, vero? No. Non c'è nessun pericolo. Ho parlato io con il medico. Fra qualche giorno potrai essere a casa e avrai tutto dimenticato. Stai tranquilla. Quando sarò guarita, staremo sempre vicini, tu ed io. Sì. Tu ed io, Piero, come prima. Ho tanto bisogno di te, sai. Ma io sono qui, vicino a te. Ce la siamo cavata con un bello spavento, tutti e due. Adesso chiudi gli occhi e cerca di riposare. Vedrai che domani starai già bene. Sì, Piero. Sei così buono. Quanto costa il garage? Ci sei in franca al chilo, Shura. Buongiorno, signora. Non mi riconosce? Come non la riconosco? Come va, Augusto? Beh, così. Sono senza lavoro. Mi dispiace. Vuole che le porti il pacco, signora? No, grazie. Io sono arrivata. Abito lì. Ah, l'accompagno a casa. Forse vuol parlare con mio marito per un lavoro. Ma lui a quest'ora non c'è, all'Alfa. No, non voglio parlare con suo marito, signora. Voglio parlare con lei. Parlare con me? Cosa vuole che possa fare io? Non conosco nessuno. Oh, non volevo parlare di questo, signora. Quando è morto il povero Bonesi, abbiamo perso molto tutti e due. Anche lei gli voleva molto bene, vero? Cosa intende dire? Non si possono dire certe cose davanti a tutta questa gente. Vede, signora, io ora mi trovo in una situazione difficile, capisce? Vuole che parli con mio marito? Forse con una raccomandazione potrebbe trovare un posto all'altro. No, non voglio più fare il meccanico. Io sono nato per correre.
Lo diceva sempre anche Bonesi. Se lo ricorda? Io non ricordo niente. Non ricorda neanche di avergli scritto una lettera il giorno in cui morì? Non si spaventi. Quella lettera ce l'ho io. E io solo so quello che c'è scritto. Cosa vuole da me? Non so come dirle. C'è della gente che nasce con la fortuna addosso. Qualunque cosa si mette a fare gli va tutto bene. Io invece ho la passione di correre e non ci sono mai riuscito. Sono anni che metto da parte i soldi per comprarmi una motocicletta e non ci riesco. Quanto vuoi? 300.000. Ma io non ho 300.000. E io allora consegnerò la lettera a suo marito. Ma guardi, io abito lì in quella casa. Non sono case di lusso. Mio marito lavora 8 ore al giorno, lei lo sa. Come non può credere che... Non si preoccupi, signora. Vedrà che in un modo o nell'altro i soldi lei li trova. Ma come? Non li voglio mica subito. Vengo da lei dopodomani a quest'ora. No, guardi, non venga a sua casa. Mi telefoni, ci incontreremo fuori. Va bene. Arrivederci. Cosa devo fare? Senti, comprami questa pelliccia. Te ne sarò grata tutta la vita. Ma questa pelliccia non vale tanto. Quanto può valere? Cosa vuoi? A rivenderla 30-40.000 lire. E allora sono perduta. Se tu non mi puoi aiutare, sono perduta. Cara, non posso aiutarti. Ho un grosso debito da pagare e 30.000 lire in banca, così per le cose più urgenti. Ma come posso fare? Devo pagare entro dopodomani. Se tu fossi un'altra, il mezzo per farti avere i denari ce l'avrei. Ma col tuo carattere... Fai conto che sia un'altra. Ho un'amica, una sarta, ha molte conoscenze, uomini ricchi. Non te la prendere, aspetta, non volevo dirtelo, lo so, ti conosco e... In ogni modo, ricordati che potrei presentarti e potrebbe anticiparti il denaro. Se non ti va, dillo pure, non ne parliamo più. È meglio, non parliamone più. Senti. Se fossi in te, sai cosa farei? Cosa? Racconterei tutto a Piero. Passerai un momento tremendo, ma lui ti perdonerà e quel mascalzone non potrà farti più niente. No, questo mai. Perché? Tu non puoi capire. Io per Piero sono tutto. In questi ultimi tempi ho fatto il possibile per essere una buona moglie. Per lui sarebbe un colpo troppo forte. Non perdonerebbe. Allora non ti vuol bene. No, è un uomo troppo semplice. Troppo diritto per perdonare. Non so cosa dirti. Vedi tu cosa puoi fare. Sì, proverò. Non so come, ma... Senti. Non fare sciocchezze. Di che cosa hai paura? Ah, no, stai tranquilla. Ciao Lina, ciao. Come va? Lina. Ciao. Era tanto che non ti si vedeva. Stai molto bene. Volevo telefonarti l'altro giorno. Hai bisogno di qualcosa? C'è il principale. Sì, è di là. Gli farà piacere vederti. Poi passa a salutarci. Sì, dopo ci vediamo. Avanti. Oh, Lina, s'accomodi. Mi dispiace disturbarla, signor Vincenzo. Ma no, nessun disturbo. S'accomodi, prego. Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono io. S'accomodi, prego. Sì? Beh, possiamo fare domani alle 5, va bene? Sì.
D'accordo. Mi fa proprio piacere di rivederla. Mi dica in che cosa posso esserle utile. Io, signor Vincenzo, ho bisogno del suo aiuto. Mi trovo in una situazione... Del mio aiuto? Mi dica pure, se posso. Ho bisogno di denaro. E quanto? Una somma molto forte. 300.000. Ah. Se lei volesse, se potesse anche in parte, potrei cercare ancora presso altre persone. Potrei lasciarle qualcosa in pegno. No, no. Senta, Lina, come ha potuto pensare che io le desse una somma così senza nessuna garanzia? Se lei è stata una mia impiegata, ma... Sì, lo so, ha ragione, sono una pazza. Ma mi creda, non so proprio come fare. Ho bisogno di questa somma, subito, al più tardi, entro domani. Col tempo potrei cercare di restituirle ogni cosa. Potrei portarmi del lavoro a casa senza che mio marito lo sappia. Ma mia cara, è assurdo. E poi quanto tempo le ci vorrebbe? Lo capisce anche lei che non è possibile, vero? Ma è proprio così grave. No, no, non voglio sapere di che cosa si tratta. Senta, Lina, lei è una bella ragazza. Ci sono tante maniere per... Vogliamo riparlarne questa sera con più calma in un posto più adatto, eh? Forse, come dice lei, una somma molto minore potrei anche... Non crede che potremmo metterci d'accordo? Ha ragione lei, non dovevo venire qui, ma ero disperata. Scusi, sa. Buonasera, signora. Prego. Si accomodi. La signora desidera? Vorrei vedere qualche anello, del genere di quelli che sono in vetrina. Quale, signora? Quanto costa questo? Questo 2 milioni. E questo qui? 700.000 lire. Lo vuol provare? E questo più piccolo? Questo 500.000. È molto bello, ma non è quello che volevo. Signora, il guanto. Senti, fammi conoscere quella tua amica sarta. Ci hai pensato bene? Sì. E allora, ora mi cambio e ci andiamo insieme. Vedrai, ti aiuterà. Sta tranquilla, le spiego tutto io. No, guarda, preferisco che le parli da sola. Io ci andrò poi, domani se vuole. Ne ho avute già abbastanza di umiliazioni. Ma lei deve vederti, non può mica fidarsi di quello che dico io. E allora andiamo.
Buongiorno, cara. La signora è di là. Sì. Buongiorno. Oh, cara. Scusami, sai, volevo presentarti una mia amica. Molto lieta. Volete accomodarvi di là? Scusatemi, ma sono in piena collezione. Ho un da fare. Torno subito, ragazze. Cara, dovresti farti vedere più spesso da me. Di che cosa si tratta? Ecco, sai... Luisa, più tardi. La mia amica si trova in difficoltà. E allora ho pensato che forse tu potresti trovare il modo di aiutarla. Ma certo. Vuoi che andiamo di là a parlare tu ed io? Sì. Tanto in due parole ce la sbrighiamo. Non sarà difficile aiutare la tua amica. Mi scusi. Desidera vedere dei modelli, signora? No, no, signorina. Ah, scusi. Andiamo, cara, non è necessario che tu parli con lei. Allora non se ne fa niente. Sta tranquilla, è una donna in gamba quella, ti caverà d'impaccio. L'importante è che ti liberi di quel mascalzone. Poi tutto ritornerà come prima. Buonasera. Si accomodi. Lina, venga. La stanno aspettando. Ma cosa fa? No, non posso, non posso. Paura? No, guardi, mi scusi, non posso. Sciocchezze. Lei non deve avere paura. Non ha molta importanza tutto questo. Senta, cara, non faccia tante storie. È troppo tardi adesso. Lo capisce, vero? Già è troppo tardi. Buonasera. Buonasera. Che nome ha dato? Emma, il primo che mi è venuto in mente. Emma, è un bel nome. Senta, Emma, sono sicura che lei ed io andremo perfettamente d'accordo, non crede? Allora, si permette. Lei è una ragazza coraggiosa, Emma. Ha molte doti per fare carriera, ma deve imparare a sorridere. Non voglio far carriera io. Già, ma sorridere aiuta sempre. Rende le cose più facili a tutti. Farò il possibile. Adesso vorrei andare. Vada, vada pure. D'ora in avanti, l'avvertiremo noi. D'accordo?
bella che siete. Grazie, buonasera. Scusa un momento. Pronto? Pronto, chi parla? Chi? Ah, scusi. Dica, dica. Sì? Sì, sì. Quando? Va bene, d'accordo? D'accordo, buonanotte. Lina, ti piacerebbe fare un viaggetto in Svizzera, io e te soli? Sì, perché? Puoi cominciare a prepararti, fra 3 giorni si parte. Valchini non può andare a Berna e lo sostituisco io. E vieni anche tu. È impossibile, Piero, mi dispiace. Come impossibile? Perché? Così non posso venire. Non insisto, non posso. Ma scusa, ci sarà una ragione. Ti giuro che non riesco più a capirti. Ma si può sapere che cosa ti succede? Che hai da fare qui a Milano? Niente, Piero. Lina, è un po' di tempo che ti osservo. Tu mi nascondi qualche cosa. Io ti voglio bene, lo sai? E cerco di seguirti in tutto, di accontentarti in tutto. Però adesso voglio sapere. Mi devi dire perché. Non ho nulla da dirti. Ma insomma, ti sembra naturale che una moglie rifiuti di fare un viaggio col marito? Prima bastava dirti di andare a Varese, a Como, per farti felice, e adesso tutto è cambiato. Eh? Perché? Niente, lasciami in pace. Lina, non farmi perdere la pazienza. Tu sei cambiata, non sei più la stessa. Se tu la pensi così, cosa vuoi che risponda? No, 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 così non può continuare. Hai capito? Ma credi che non soffra io? Senti, Piero, non mi chiedere niente. Sono così stanca. Ma stanca di che cosa? Parla! Lasciami, fai male. E credi di non farmi male tu a me, eh? Ma perché sei così cattiva? Senti. Senti, se non mi dici tutto, ti ammazzo, hai capito? Magari, ti ammazzo! Non ne posso più. Sì, ma prima devi dirmi tutto. Tutto voglio sapere, tutto! Cosa vuoi che ti dica? Tutto. Non ho niente da come dire, niente. Come niente? Non ho niente! Bugiarda! Bugiarda! Bugiarda. Lina! Lina! Lina. Non è niente. Scusami, sei... È stato più forte di me. Ho tanta vergogna, non credevo di arrivare fino a questo punto. Ma credimi, Lina, io impazzisco. Oh, Piero, non ho che te al mondo. Se tu mi tratti così... Mi dispiace, scusami. Non so più quello che faccio. Stai zitto, non ti scusare. La colpa è solo mia. Ma che colpa? Non pensare a niente. Io ti voglio bene, sai. Ma ti prego, ho bisogno che tu mi lasci sola. Non mi chiedere niente, se vuoi me ne vado. Ma che cosa dici? Ma sei pazza? Sto male, Piero. Io dopo Monza non sono più la stessa. Per questo non volevo venire. Non mi portare dove ci sono le corse, Piero. Sarà una brutta impressione che passerà. Ma per ora... Va bene. Va bene, cercherò di farmi sostituire a Berna. Rimarrò qui, con te. Buonasera. Ha portato il denaro? Avrà tutto alla fine del mese. Ma questo non era nei patti. Lei doveva portarmelo oggi. Ho 50.000 lire. Alla fine del mese avrà il resto. Beh, intanto mi dia quello che ha. Già, e io cosa avrò in cambio? Se le do il denaro via via che lo ricevo, lei poi potrà non darmi la lettera. Per chi mi prende? La prende per quello che è. Un ricattatore e un mascalzone. Bene. Lasciamo perdere. Lei aveva promesso di portarmi il denaro oggi e invece non me l'ha portato. Ora so quello che mi resta da fare. Sono vino che vendi pallori suonando.
giorno per la città. Oddio, lio, lille. Oddio, lio. Senta, queste sono le 50.000 lire. Come le ho detto, il resto lo avrà alla fine del mese. Se lei mi crede va bene, se no faccia quello che vuole. Lei guardi, facciamo così. Lei intanto mi dà questi. La lettera, quando mi porterà il resto. E poi sei stata all'appuntamento con quel mascalzone? Sì. Che hai? Niente. Ha accettato? No, ho voluto prima i soldi. Hai fatto malissimo. Senti, lascia stare con i tuoi consigli. Ma che hai? Ce l'hai con me? No, non ce l'ho con nessuno. Ce l'ho con me stessa. Ma su, tra poco tutto sarà finito. E Piero? Piero. Mi vergogno davanti a lui. Mi sembra che lega nei miei pensieri. Se l'avessi saputo prima, forse avrei preferito dirgli tutto. Dicevi che non ti avrebbe perdonato. Adesso sono io che non riesco a perdonarmi. E forse è peggio. Castelli, allora ci conta, eh? Non si preoccupi, signor Erma. 3 macchine gliele assicuro. Dopo Berna le mandiamo direttamente a Spa. I nostri uomini saranno già lì e possiamo cominciare le prove. Domani sera a Bruxelles io vorrei poter dare un comunicato ufficiale. Sia tranquillo, signor Erma. Non si preoccupi. Castelli! Un momento, scusi. Prego. Questa, Castelli, sarà meglio che dia anche questa a Derma prima che parte. Ah, sì, il grafico del consumo delle gomme. Sì, arrivederci, signore. Signor Hermans, questo è il grafico del consumo delle gomme. Ah, grazie. Chissà perché è venuta fin qua e poi se ne è scappata via. Ma perché? La conosce? Sì e no. Mi è sembrata molto carina. Ah, molto carina. È una donna strana, davvero interessante. So dove trovarla. Peccato che questa sera io debba partire. Sarà per un'altra volta. Ma allora lei la conosce molto bene? Beh, Castelli, ma adesso lei esagera, non le pare? Sa che lei è un tipo straordinario, ingegnere. Appena arriva a Milano trova subito delle donnine. E piacevoli da quello che ho visto. Non è il fascino, sono i biglietti da 1.000. Perché? Le interessa? Veramente sì. Ma lei non è sposato. Ma questo non vuol dire niente. Non potrebbe dirmi come si fa per conoscerla? Devo davvero prendermi questa responsabilità? Sì, sì, la prego. Castelli, lei non ha niente da fare? No. Venga con me, è una storia un po' lunga. Mi vuole accompagnare, gliela spiegherò strada facendo. Venga, venga. Sono stato l'altro giorno al grande. Ho parlato con Barba. Si accomodi, Castelli. Castelli, salve, salve. Sei venuta alla fabbrica questa sera? No, avevo un po' di mal di testa. Ah, meglio così. Avevo da fare in centro e sono uscito 2 ore prima. Mi sono dimenticato di avvisarti. Ah, senti, c'è una novità. Devo partire subito, aiutami a fare le valigie. Ma come, partire adesso? Sì, sì, subito, subito. Dove vai? A Roma. A Roma, a fare che cosa? Sai, la solita questione dei permessi. Starai molto tempo? No,
No, no, 2 o 3 giorni al massimo. No, lascia, faccio io. Ti dispiace di prendermi la valigia? Sì, subito. Quella piccola? Sì, quella piccola. Ma proprio te dovevano scegliere. Già, quando c'è una seccatura, mandano sempre me. Senti, Piero, vengo anch'io. No, ti annoieresti. Avrò tanto da fare. Non ne vale la pena, credi? Non ne vale la pena. Che ne sai se mi annoierei? Ora sei tu che mi vuoi lasciare. Vuoi divertirti a Roma senza di me? Già. Hai ragione. Divertirmi. Puoi immaginare... Tutto il giorno da un ufficio all'altro. Mi penserai almeno. Ai, Piero. Stai tranquilla. Non penserò ad altro. Diritto all'imparato. Attenzione alle mani. In carrozza. Attenzione alle mani. In carrozza, signori. Il primo treno per Milano. Tra 25 minuti. Grazie. Di te. E dov'è tuo padre? Non lo so. Quanti anni hai? 4. Giorgio, Giorgio, vieni qua. Forse è questa la ragione. Sola, sempre sola. Se avessimo avuto un bambino. Forse. A te. Non sapevo che tu fossi a Lodi. Ah, già, mi hanno trasferito qui da 2 mesi. Ma tu come mai da queste parti? Beh, sai, è questione di lavoro. Ah, ho capito. È beato te che hai potuto continuare a fare quello che eppure, hai voluto. Eppure mi voleva bene. Sembrava felice. Non le ho fatto mancare mai niente. Ho fatto di tutto per avvicinarmi a lei. Ma poco, poco ci mancava. Una carogna. E allora tu che cosa avresti fatto al mio posto? Sì, quello che hai fatto tu. Non parte, no. E allora perché? Perché? Che cosa può averla cambiata così? Hermas deve essersi sbagliato. Ha creduto di riconoscerla. Eravamo lontani. Ma no. Non l'ho vista io coi miei occhi.
hai capito? Stavo aspettando lei. Sì, vengo. Mi dispiace, ma devo lasciarti. Senti, appena vengo a Milano, vengo a trovarti subito. Senti, dammi il tuo numero di telefono. Sul elenco telefonico lo trovi? Sì, ma se non ti trovo in ufficio, ti trovo a casa? Sì. Ah, beh, allora ciao, di nuovo. Ciao. Ancora non posso crederlo. Lina. La mia Lina è arrivata a questo. No. Non deve esserci una spiegazione. Se è vero, se è vero l'ammazzo. C'è qui un cameriere che si chiama Paolo. Cameriere Paolo? No, signore, il barman Paolo. Sì, appunto il barman, volevo dire. Vorrei parlargli se fosse possibile. Te lo mando subito, signore. Grazie. Il signore mi ha fatto chiamare. È lei, Paolo? Sì, sono io. Ah. Ecco, un mio amico mi ha parlato molto bene di lei. Oh, grazie, signore, molto gentile. E mi ha detto che avrei potuto rivolgermi a lei per una questione di carattere molto confidenziale. È lì al barone. Non capisco, signore. Questo mio amico è stato qui di passaggio 3 o 4 giorni fa. Il suo nome, signore? Il mio? No, quello del suo amico. Ingegnere Hermans, di Basilea. Ah, sì, ricordo benissimo. Ma non capisco perché. In ogni caso, signore, se posso esserle utile in qualche modo, vuol dirmi di che si tratta? Io sono a sua disposizione. Tenga. Grazie. Ecco, vede, io non conosco nessuno a Milano e ho bisogno del suo aiuto per questa sera. Per questa sera? È impossibile, signore. C'è bisogno di un certo preavviso, sa. Vede, io parto domani, dopodomani. Guardi di fare il possibile. Beh, cercherò di accontentarla. Se permette, le faccio servire un martini intanto. Va bene. Non è vero. È tutta una commedia. Mi sembra di impazzire. Eppure Hermas fino ad ora ha detto la verità. Il barman esiste. Pronto? Buonasera, signora. Sì, signora, sono Paolo. Guardi, quella roba mi occorrerebbe per stasera alle 10. Sì, come al solito. Allora va bene, prima delle 10. Indirizzo. Non so se sia pratico di Milano, posso trovare io una macchina privata. No, grazie, prendo un taxi. Vede, signora, un amico mi ha detto di aver incontrato qui una ragazza, un tipo straordinario. E il nome? Emma. Oh, Emma. Sì, Emma. È molto, molto carina, deliziosa. Già, ma non è fra queste, mi pare. No, Emma no. È un caso un po' speciale. E non ha una sua fotografia? E vede, per Emma devo usare molta prudenza. Peccato. Mi sarebbe tanto piaciuto vedere il suo ritratto. Io posso mostrarle qualche altra cosa? Sia gentile, aspetti solo un momento. Non lasci, signora, grazie, non importa. Non importa. Non le vuole neanche vedere. Guardi, sarà un capriccio, ma
Vorrei conoscere proprio questa Emma. Naturalmente non farei questione di prezzo. Bene, se proprio vuole. D'accordo, allora. D'accordo. Cercherò di fargliela trovare domani, verso le 5. No, domani no, questa sera. Io domani parto. Oh, ma questa sera è impossibile. E vede, Emma è sposata. E di sera non è libera. Sì, ma lei potrebbe informarsi. Chissà, forse proprio questa sera potrebbe essere libera per caso. Proverò, ma non posso darle una risposta immediata. Dove le posso telefonare? Fra un'ora, in albergo? No, no. No, telefonerò io o passerò di qua. Va bene, però senza impegni. D'accordo. Aspetti, la faccio accompagnare. No, grazie, non importa. Ma ha torto. Senta, Emma, noi ci conosciamo da un po' di tempo. Io non ho mai voluto immischiarmi negli affari suoi, ma lei è venuta da me perché aveva bisogno di denaro, vero? Bene. Allora questa volta forse lei risolve tutto. Ci pensi, cara. Ci pensi. Allora è proprio vero. E adesso? Ucciderla. Farle scontare tutta questa vergogna. Sarebbe neanche un delitto. Desidera, signore? Sarebbe giustizia. Ma è troppo facile. Non ne vale la pena. Desidera? Un cognac. Per lei non vale neanche la pena di soffrire. Di sporcarsi le mani. E se partissi? Ecco, andarmene. Andarmene lontano senza neanche tornare a casa. Lasciare tutto e partire. Tra un mese l'avrò dimenticata. E poi non sarebbe giusto nemmeno ucciderla. Vuole qualche cos'altro? Non si deve uccidere. Ah sì, un'altra cognac. Me lo porti al tavolo, per favore. Pronto? Oh, ciao, caro. Sai, stasera non posso venire. Da mia zia. Ma sì, ti telefono da casa sua. Ma ti ho detto di no, caro. Sai com'è lei? Non lo so. Ti telefono io. Va bene, ciao. Sì. Perché? Fammi il piacere, non ci pensare. Vedrai che domattina ti passerà tutto. Ciao. Venga, venga pure. È andata bene.
Non voleva assolutamente, ma alla fine sono riuscita a convincerla. S'accomodi. Emma sarà subito da lei. Non capiresti. Parla. Va bene. L'ho fatto perché ti odiavo. Ti ho sempre odiato. Non è vero, sai. Non ti odio. Ti voglio bene. Volevo risparmiarti un dolore. Non farti sapere che un giorno avevo amato un altro. Ho cercato di salvare qualche cosa. Lina. Lina. Ma ho sbagliato. Non sarebbe più stato possibile vivere insieme. Non mi avresti mai perdonato. Adesso puoi perdonarmi. Non lasciare che mi tocchi.